Saranno 2 giornate intense in cui passeremo il testimone dell'Oscar italiano del cicloturismo alla prossima regione che conosceremo dopodomani. È un importante evento perché ci gratifica del riconoscimento ottenuto l'anno scorso con la Via Verde alla Costa dei Trabocchi. L'Abruzzo ha 130 km di costa, che rappresentano comunque il core business del turismo abruzzese, ma è evidente che quello del cicloturismo, del turismo del lento, del trekking rappresentano un valore aggiunto per il mercato turistico abruzzese. Assessore, l'obiettivo è quello di avere una regione sempre più ecosostenibile. Assolutamente sì, partiamo da una cosa, che l'Abruzzo è comunque la regione verde d'Europa con i suoi 3 parchi nazionali, un parco regionale e innumerevoli riserve protette. È evidente che questo è un patrimonio che va valorizzato e grazie forse al Covid che l'anno scorso ha fatto sì che le persone si volessero sempre più isolare, abbiamo conosciuto spazi in Abruzzo che spesso non erano mete di turismo. Guarda, i dati in nostro possesso ci confermano che sarà una stagione estiva con numeri importanti. Ovviamente i numeri più importanti li faremo come al solito sulla costa, ma anche l'interno, le zone montane. Vorrei ricordare che purtroppo il turismo montano e il turismo invernale è stato totalmente azzerato dal Covid, ma c'è una grossa riscoperta appunto del turismo lento e sostenibile, la scoperta dei borghi, di tutto il nostro patrimonio enogastronomico e comunque abbiamo dati molto incoraggianti. Questo weekend sarà un insieme di iniziative. Da un lato avremo domani la presentazione al Bike Summit anche di un'anteprima dei dati sul cicloturismo e sullo studio che facciamo ogni anno insieme a ISNART e Unione Camere e Camere di Commercio, quindi anche la presenza della Camera di Commercio qui di Pescara. Dall'altro ci sarà il premio, il Green Awards, che rappresenta un momento dentro la regione Abruzzo per parlare del cicloturismo a livello nazionale, di quelle che sono le realtà più belle, e qui torniamo sul nostro progetto regionale che è la Bike to Coast, in particolare il tratto della Costa dei Trabocchi, e che trascina dietro un'altra iniziativa importante che arriverà a ottobre, che è appunto Art Bike Run, che sarà un'iniziativa che metterà a sistema l'intero territorio ciclabile della Costa dei Trabocchi e che parla di arte, turismo attivo, vacanza attiva e al tempo stesso di valorizzazione culturale e enogastronomica di quel territorio.